E mi metto il fiocchettino rosa e il fiocchettino azzurro, così vi faccio pensare che sono incinta e tutte queste stronzate qua. Lo faccio pensare per 3-4 giorni e poi esce il post con mia sorella o qualcosa del genere, vi faccio vedere che in realtà non era quello. Ma sono tutti questi giochetti qua che fanno alcune persone sui social e io non sto qui a dire che quelle sono delle merde, perché alcune di queste persone le conosco anche. Ma cioè, tra l'altro mi fanno anche tra l'altro ridere, per carità, non è che dico che taglio sono dei grandi, cioè mi fa ridere quando io vedo sta roba. Però in ogni caso, oppure le persone che litigano con il proprio tipo tramite le storie, tramite i TikTok, tramite queste robe qua, anche queste cose qua non le ho mai capite. Non venitemi a dire del dramma di Sara, delle robe, dei set su sé, perché quella è un'altra storia. Io nel mentre stavo con quel ragazzo neanche lo sapevate. E stessa cosa la storia prima, neanche lo sapevate, perché non facevamo di quello il nostro pane quotidiano, diciamo, no? Vabbè, in ogni caso, credo di avervi fatto esempi abbastanza significativi per farvi capire cos'è che solitamente si fa per hype e cos'è che solitamente non dovreste pensare che si fa per hype, visto che a quanto pare siete semplicemente abituati a una piattaforma che vi ha solo dato falsità e falsità e falsità. Tutto il tempo, perché se mettete in discussione le parole di una persona, anche quando si tratta di una cosa così, vuol dire che siete stati abituati alla merda. Quindi veramente. E basta, cioè. Avrei tantissime altre cose da dire, ma non ce l'ho voglia, sinceramente. Io ho fatto quello che dovevo, punto. La live di prima è stata cancellata, non me l'ha salvata, mi sono bloccata con la faccia così. E basta, ho visto sta roba, ho chiuso Instagram e giustamente la mia live è andata a fanculo. Ah, e non ho bisogno di mantenere un linguaggio professionale non scurrile e usare vocaboli del dizionario che magari manco io so per essere più credibile. Quindi scusatemi se ho un linguaggio scurrile e volgare, oh mio Dio. Fanculo, va veramente. Non cambierò mai il mio modo di essere semplicemente per sembrare più credibile. Come qualcuno, ma chiedi scusa e basta. Scusa per cosa? Scusate, scusa per che cosa? Perché dovrei essere. Vai nell'archivio. Ci proverò. Andrò nell'archivio. E comunque, tutte le persone che dicono vorrei tornare ai social di 4 anni fa, c'era meno odio e robe. Spoiler. Spoiler. Anche 4 anni fa c'è sempre stata tantissima falsità, che però voi non lo sapevate. Tutto qua, sembrava tutto molto più bello, perché non stavano cadendo maschere, perché nessuno si è mai messo a dirvi cosa c'è davvero dietro i social, ok? Quindi non venitemi a dire erano meglio i social 4 anni fa, perché spoiler, quasi tutti i video prank e challenge o video del genere su YouTube erano fake. Ma non me lo stavo lì a dire 4 anni fa, perché comunque le persone che lo facevano erano anche i miei amici, non c'è niente di male, perché alla fine credo che qualcuno di più grande riesca a capire che è un video preparato, però i più piccoli si intrattenevano in questo modo e probabilmente sono le stesse persone che ora mi scrivono erano meglio i social 4 anni fa, perché c'era meno odio. Però va bene. Comunque, basta, cioè, non ho più voglia di rincazzo, veramente. Tutto il resto, se mi verrà qualcosa in mente, tanto su Telegram vi girerò le chat che ho avuto con le ragazze che mi hanno segnalato la roba dei gruppi, perché sennò sembra che dico stronzate anche là. E basta, non rompetemi mai più il cazzo con questa storia. Spero che non ci saranno altre risposte dalla fronte opposta, altre 55 live, perché non ho voglia di altre rotture di cazzo. Sono arrivata al punto che se uno ci vuole crede, ci crede, se uno non ci vuole crede, pensate che io ho fatto sta roba per aria, pensatelo pure. Io questa live non l'ho fatta al massimo perché non avevo voglia di farla, non mi trovo a casa mia, non mi trovo nelle condizioni di farlo, né mentali né fisiche. Ma nel senso, se facevo aspettare una settimana e avessi aspettato i miei comodi, probabilmente mi avresti detto che ho preparato il copione. Quindi dai, basta. Sinceramente è finito sto circo.
Ora va, prima perché non c'è stato, ho fatto parlare anche il ragazzo che era lì presente, ha confermato tutta la versione dei fatti. Più di così non so cosa dirvi, vi mando un bacio e basta. Torniamo.